Ciao amici di Promiro Alessa. Ciao ragazzi. Allora, volete sapere qual è la miglior fotocamera e miglior sistema dell'anno? Seguite il video. Allora, ciao ragazzi. Ciao a tutti, eccoci qua. Ci vedete con sfondo natalizio, perché ovviamente anche noi volevamo raccontare un po' il 2019 e soprattutto dirvi e Approfittarne, approfittare, fare. a parte gli auguri che vi faremo fra poco, ma anche insomma dire qual è il miglior sistema, quali sono le migliori fotocamere del 2019, un Come ormai anno è nostra come consuetudine, ormai è nostra consuetudine, e poi insomma è stato un anno, anche il 2019, particolarmente ricco di prodotti interessanti, sia di lenti sia di fotocamere. sì, diciamo che tecnologicamente si è mosso il mercato, no? Sì, si è mosso molto il mercato. L'ingresso reale, diciamo poi effettivo, di Canon e Nikon, già l'avevano presentato nel 2018, ma sono nel 2019 hanno cominciato a sparare poi le Sì, loro cartucce, ottiche, ottiche, aggiornamenti, firmware aggiornamenti. anche pesanti, quindi. Quindi insomma un anno che è stato un po', come dire, un anno di cambiamento verso, sempre più verso il mondo mirrorless. E questo a Allora, noi fa e questo a noi fa piacere. piacere, insomma ci avevamo azzeccato già tanti anni fa. Allora, vi diciamo cosa faremo praticamente in questo video. Prima di tutto andiamo a nominare le fotocamere, diciamo, migliori del 2019 per diverse categorie, ok? Diverse categorie che possono essere professional camera, landscape camera, portrait camera, reportage camera, still life camera, eccetera, eccetera. Ve le diciamo una per una e così insomma vi diciamo qual è secondo noi il prodotto E le migliore. argomentiamo un E po'. l'argomentiamo un Ah, po'. ognuno ha fatto la scheda senza. Sì, allora io non Quindi, so quello che ha scelto no, quindi. Roberto e viceversa, quindi sarà una sorpresa anche per noi e ovviamente sarà occasione per discutere dei punti di vista diversi, se ci sono, perché poi magari ci abbiamo beccato. Beccarle tutte comunque sarà. Sarà un po' dura. E allora poi ragazzi abbiamo praticamente scelto il miglior sistema, ripeto sistema, non né ottica né fotocamera del 2019. Come ogni anno praticamente noi abbiamo un foglio Excel che viene, lo mandiamo a, cioè, lo compila Roberto, l'ho compilato io, con diverse variabili, cioè la trasportabilità, ok? Trasportabilità si capisce insomma cosa intendiamo, l'usabilità, quindi quanto è pratico e usabile praticamente il sistema, la tecnologia hardware e la tecnologia software, quindi sono altre due Che variabili. sono due voci ben Sono due distinte. voci ben distinte. Tecnologia hardware significa ad esempio tecnologia del sensore, tecnologia software significa appunto funzionalità, non so, ad esempio Olympus, Lavie Composite per fare un esempio e così via. La completezza del sistema, quindi quanto il sistema è completo. La multimedialità, ok? Multimedialità significa sistemi che ti permettono di fare foto, video, Un po' tutto. sì, di trasferire facilmente i file, eccetera, eccetera. La qualità fotografica e la qualità, ovviamente, video. E poi, non ultimo, il rapporto qualità-prezzo. Quindi queste sono le variabili. Ognuno di noi ha dato un voto da 0 a 10, ovviamente 10 è il valore più alto. Poi praticamente sono fatte le somme, le medie, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo determinato ognuno di noi i sistemi migliori. Non ve li diciamo tutti, vi diciamo solamente i primi tre sistemi, quindi medaglia di Anche bronzo, d'argento per e non far dispiacere ad altre oro. Anche non fa dispiacere aziende. altre aziende, ma poi diventava un video di Sì, cioè, 80 già minuti. sarà abbastanza lunghetto Sì, già sarà questo. abbastanza, mettiamo le mani avanti, ve lo diciamo subito. Allora, io direi, Roberto, partiamo dal sistema o dalle fotocamere? Dal sistema. Dal sistema. Allora, partiamo proprio Sono curioso. Dal Dal terzo classe, dal terzo. terzo. Allora, aspettate, Andiamo. che abbiamo quei fogli. Potevamo stupirvi con effetti speciali, ma siccome noi siamo pane e vino e Marcellino, allora, li Eccomi qua. prendiamo, eh. Primo, secondo e terzo. Ok, allora, cominciamo Ci sei? dal terzo Dal classificato. terzo. Allora, per me il terzo classificato è Sony, Panasonic. per Roberto Ecco, Panasonic. cominciamo lì. Allora, perché? Oh. Vai, comincia, spara, vediamo un po'. Io non sono d'accordo, però Vabbè, è ovviamente. ovvio. Dai. Panasonic l'ho messo terzo perché comunque è apprezzabile quello che ha fatto quest'anno, lo sapete tutti, è entrata in maniera prepotente nel mercato del full frame, cioè ha già cominciato dall'anno scorso, ha presentato poi un modello estremamente adatto per il mondo del video con l'S1H e poi è un sistema che è molto equilibrato perché adesso riesce a darti un po' tutto, ti dà
micro 4 terzi che ha il suo essere, la sua motivazione di essere, e ti dà il full frame per chi vuole l'altissima qualità a livello di file. L'ho classificato terzo perché adesso non posso dire chi sono per me il primo e il secondo, perché secondo me, a mio parere, sistema ottimo, dico a 360 gradi con l'attacco alle mount in condiviso con Leica e Sigma eccetera, però quello che non mi va ancora giù, e magari mi rimangerò la parola, è il sistema F, ancora non mi convince al 100%, e questo è il motivo principale perché l'ho messo al terzo. Avesse okay. sparato la F a fase, probabilmente sarei stato d'accordo con mio socio. Allora, l'avvocato della controparte. Allora, per me, io ho messo Sony, ragazzi, per un motivo. Sony oggettivamente è il sistema che in termini, ad esempio, di autofocus, a nostro parere, penso, è il miglior sistema F di tracciamento, ricordiamo sempre, non F globale, che comprende anche l'F singolo, è il miglior sistema di tracciamento nel mondo mirrorless e probabilmente anche reflex ormai. Però nel 2019 è vero che Sony ha presentato dei prodotti molto importanti come la Sony A7R4, come la 9 Mark II, l'aggiornamento, la 6600, insomma alcuni prodotti che conoscete, però a mio parere nel 2019 Sony è stato un po' più deludente rispetto agli altri anni, prima di tutto in ambito video, e quindi per me è stata una grossa penalizzazione, perché ormai Panasonic ha presentato dei prodotti in ambito video eccezionali. Già nel micro 4 terzi aveva già la GH5, la GH5S sono prodotti top che ancora non hanno praticamente rivali, sono Fuji insomma con la X-T3, ma prodotti molto completi. E poi c'è da dire che ha presentato anche l'S1H, che è un prodotto di livello veramente altissimo, e Sony è rimasta a guardare. Aveva promesso esce, di fatto non è uscita la fotocamera ambito video, e questo per me è stato un elemento. Uscirà il 30 di dicembre. E uscirà il 30 dicembre a Capodanno. E poi l'altra cosa, perché anche nel sistema APS-C, cioè se Sony è molto forte nel sistema full frame, nel sistema APS-C sta cominciando a metterci delle pezze, con ha tirato fuori insomma il 16-55-28, però onestamente Panasonic, dal mio punto di vista, ad esempio parlo di Panasonic, è decisamente più completo, no? come sistema, anche da questo punto di vista. Per cui Sony, secondo me, il terzo posto quest'anno solo merita, non perché non sia valido come sistema, il sistema Sony è fantastico, ma perché oggettivamente ha tirato un pochino i remi in barca, e a mio avviso non è una cosa azzeccata, soprattutto in ambito video. Ok, andiamo al secondo posto? Andiamo al secondo. Vediamo se c'è stavolta un po' di... siamo d'accordo, eh? Pronto? Vai. Uno, due, tre, via. Fuji? Oh, là, no. Ci abbiamo beccato, tutte e due allora Fuji. Qui... Beh, io do la mia opinione. Vai, sì. Vabbè, perché magari può essere diversa. Esatto, vabbè. Fuji è un sistema centrato, nel senso ha scelto un preciso due sistemi ben divisi. Per chi vuole un sistema estremamente eclettico, nel senso come volumetria, come qualità di file sicuramente sufficiente, al sistema PSC. Poi ha fatto il salto dell'asta, ha fatto una scelta ben precisa presentando le, chiamiamole, medio formato, oppure sensori a grande formato come la GFX100 che ho presentato quest'anno, o la GFX50R. Quindi diciamo che riesce a darti i prodotti che ti servono. Se vuoi una fotocamera che abbia comunque un'altissima qualità, lo sapete tutti ormai, dei JPEG fantastici, delle ottiche, anche se rimarca ancora le ottiche prime, quindi gli 1.4, gli 1.2 dovrebbero essere aggiornati per essere più in linea a livello di reattività di autofocus, impermeabilizzazione. Parli della serie 1.4. Della serie 1.4 e 1.2. Però la qualità ottica è ineccepibile, e così come la qualità dei file delle APS-C. Inoltre ha presentato l'X Pro 3, che a mio parere è stata veramente una ciliegina sulla torta. Sì, penso che chi ci ha seguito l'ha leggermente capito, sì, l'ha capito. Dell'unboxing. Mentre se vuoi una qualità spaziale dei file, hai le medio formato che ti danno la qualità massima adesso ottenibile in campo digitale, che se la vedono la GFX100 lotta alla pari con i sistemi super pro di Hasselblad, Phase One, eccetera. Quindi per me è un meritatissimo secondo posto. Allora, intanto Roberto, la prima cosa che faccio notare è che ogni anno, per almeno per noi, Fuji è sul podio. Adesso sì. Non ricordo gli altri anni se era primo, terzo posto, no, primo secondo, mai. Forse primo mai. Però anch'io ho scelto Fuji come secondo posto perché secondo me
Fuji, come hai detto tu Roberto, è un sistema centrato, è un sistema completo, è un sistema che ragazzi io più l'utilizzo anche per scopi diciamo operativi, no? Sapete, ne abbiamo parlato parecchie volte, e più devo dire che me ne innamoro e capisco che dietro c'è veramente tanta testa e sono prodotti con pochi fronzoli ma con tanta sostanza. Come corpi macchina, ergonomia, usabilità, ottiche, qualità del file, insomma, sono sistemi veramente centrati in ambito fotografico e Fuji ha lavorato molto bene anche in ambito video, oltre con l'H1, anche con l'X-T3, ma se vogliamo anche l'X-T30, anche con il medio formato, avere un GFX100, cioè un medio formato con sistema a fase che lavora anche in ambito video, è tantissima roba. E quindi oggettivamente Fuji, anche grazie al lavoro fatto sul medio formato, ha alzato tantissimo l'asticella, è diventato un'azienda, un sistema che praticamente è adatto a tutti gli scopi, perché di fatto tra PSC e full frame non c'è questa grande differenza, quindi lo puoi utilizzare la PSC in tanti ambiti e se vuoi veramente qualcosa in più vai nel medio formato dove a mio avviso ha cambiato le carte in tavola. È stato il vero marchio che ha cambiato le carte in tavola nel medio formato. E questo secondo me è, o nel large format come lo definisce Fuji, e questo secondo me è un grande applauso al sistema. Insomma, grande concretezza, grande focus sui prodotti e grande serietà del sistema. Per cui secondo posto anche per me iper meritato. Il primo ho già sospetto, ho già più o meno capito. Perché... Il mio dici? Vabbè, Sì, beh, tu avrai capito il mio, per immagino. forza, esclusione. A meno che non c'è una No. sorpresa. Allora, pronti? 1, 2, 3. Per me Panasonic. Ovvio. Sony, quindi no, su questa cosa abbiamo proprio opinioni molto diverse perché tu era al terzo posto e invece per me era al terzo posto Sony e Panasonic Sì, invece al primo posto magari per i punti erano pochi, perché poi adesso non mi ricordo me. nelle Sì, serie. erano quasi ragazzi a non dico a pari merito, ma poco C'è ci fotopini, c'è parlava. Sì, roba del genere, però sono piccole sfumature. comunque. Sony, primo posto, perché? Perché io intendo sistema, sì, è vero, l'ambito video non ha presentato questa fantomatica attesa, stratesa 7S3, probabilmente perché vuole riuscire a dare una forte concorrente all'S1H, quindi prima di buttare fuori una macchina aggiornata e completa, anche se si cominciano a vedere già delle immagini che più o meno Si capisce il previsualizzano, corpo, quindi sì. corpo più grande, ventilato, eccetera. Comunque, in ambito video è rimasto sicuramente indietro Panasonic, che comunque a mio parere era già a livello globale avanti, perché già con i micro 4 terzi della serie GH era veramente un sistema molto forte in ambito video, e anche l'S1 e l'S1R non se la cavano male. Sony l'ho votata come sistema primo proprio per il sistema in ambito totale, a livello di quantità di ottiche. Oltretutto quest'anno hanno presentato un sacco di ottiche universali, Tamron, Samyang, Sigma stessa, e quindi è un sistema che adesso che ti permette di spendere poco e avere una buona qualità. A 7.3 è vero che è stata una bomba, e la sua scia, questa cometa, la coda della cometa si sente ancora. La 7R4 a mio parere è un prodotto eccellente. E puoi spendere poco acquistando ottiche originali, quelle della serie economica, oppure quelle universali, e se no puoi fare un sistema professionale. Quindi hai un sistema, a mio parere, a 360 gradi, puoi spaziare in tutto. E poi il sistema autofocus di Sony veramente, lascia allibito. Vabbè, allora, io ragazzi non sono d'accordissimo in toto su quello che ha Ovviamente. detto Roberto. No, prima di tutto io non ho considerato Sanyang, Tamron, eccetera, non perché non siano valide, perché non offrono una possibilità a coloro che vogliono utilizzare il sistema Sony. Però, insomma, non è il sistema Sony, cioè non è proprietario di Sony, e quindi non, diciamo, non l'ho considerato in questo senso. Però ci può stare, il ragionamento che hai fatto Roberto ci sta. Io vi dico la verità, se Sony avesse fatto due camere, in particolar modo la 7S3 e anche una, diciamo, alter ego della 6500, quindi una vera evoluzione in APS-C ambito video, quindi non la 6600 che per me non è un'evoluzione della 6500, insomma, in ambito video la 6600 è stata un po' deludente, insomma, oggettivamente non perché sia una pessima macchina, anzi assolutamente, ma perché ci si aspettava che tirasse fuori qualcosa di veramente interessante in ambito video anche sulla APS-C. Quindi queste due carenze sono carenze a mio parere troppo gravi per poter portare Sony sul posto, perché è vero che Sony è un sistema fenomenale dal punto di vista dell'autofocus continuo, ma è un sistema che dal mio punto di vista è un po' sul podio, lo metterei sicuramente al terzo posto per l'autofocus singolo.
non tutti hanno bisogno dell'autofocus continuo. Quindi, secondo me, l'autofocus, ok, è fenomenale, è scenografico, però all'atto pratico poi, quando hai bisogno anche di reattività, di zero lag nello scatto singolo, o vai sulla 9 o probabilmente la 7R4, o altrimenti, insomma, su questo devi aspetto, cambiare maniera di fotografare. Devi cambiare modo di fotografare. Perché Panasonic? Panasonic, intanto, sono diversi anni che Panasonic è sempre sul podio, perché intanto non a caso è stata colei che ha inventato il sistema mirrorless, ma perché Panasonic ha declinato da sempre il modo di intendere i sistemi mirrorless nel modo migliore, a mio parere. Prima di tutto perché il sistema mirrorless è di fatto un sistema ibrido, cioè foto e video. Non è più come il reflex, che era fondamentalmente fotografico, anche se poi si alzavi lo specchio con le view, cioè ci mettevi degli accrocchi per compensare una tecnologia che non era fatta per il video. Il mirrorless è un sistema di fatto ibrido. Alcune tecnologie lo dimostrano, come il CK foto, cioè grazie ai quali tu puoi estrapolare da filmati praticamente delle foto, quindi si va in quella direzione. Giusto o sbagliato che sia, chi mi conosce sa che io sono piuttosto un purista, cioè forse per me andare col banco ottico. È un pellicolaro. Io sono un pellicolaro di fondo, però onestamente riconosco che Panasonic ha due sistemi ormai molto evoluti in ambito micro 4 terzi, che continua a ritenere un sistema dignitosissimo, anzi il sistema che deve rimanere, deve esserci, perché non tutti hanno bisogno di macchinoni grandi o ottiche grandi e di rese stratosferiche ad alto ISO. Molti invece hanno bisogno della compattezza, e in Panasonic c'è tutto. Panasonic quest'anno ha tirato fuori anche il 10-25-1.7, che è una lente in ambito video e non solo stratosferico. Ci sono lenti straordinarie, compattissime come il 100-400, che ti permettono di arrivare a 800 mm ma avere l'ottica nella borsa con te, quindi portarla tranquillamente. Insomma, è un sistema che in ambito micro 4 terzi completa foto e video, e anche in ambito full frame, insomma, sono fotocamere l'S1 per reportage, diciamo matrimoni, eccetera, l'S1R per still life, ritratti, portrait e così via, landscape, cioè paesaggio e così via, l'S1H a livello video spacca, ok, l'autofocus continuo non è proprio all'altezza di Sony, ma non è che dici fa schifo, cioè un autofocus comunque, come abbiamo dimostrato con la G9, iper performante, che magari va ancora, come dire, perfezionato, reso ancora più performante, ma di fatto è un sistema straordinario, le ottiche sono straordinarie, e io ci metto, non ultimo, e per questo anche l'ho premiato, l'attacco L-Mount, che ci permette di utilizzare in maniera nativa, cioè quindi dello stesso di fatto sistema, Sigma, Leica, Panasonic, con lenti praticamente straordinarie e lenti già ottimizzate per risolvere tanti megapixel, perché è vero che c'è Sanyang o ci sono anche altri marchi, ma non so se poi quelle ottiche performano veramente, risolvono veramente al 100% il sensore. Per cui per me Panasonic è il sistema mirrorless anche quest'anno migliore, quindi vi faccio un grande applauso. Okay. Ho difeso bene la causa, ragazzi. Allora, va bene, andiamo a vedere. E qui è ancora più complessa. Qui è ancora più complessa, perché abbiamo scelto adesso, categoria per categoria, le macchine che secondo me sono le migliori del 2019. Allora, cominciamo dalla professional camera, cioè okay. Professional, che si intende, cioè un prodotto che è chiaramente per professionisti, cioè un prodotto affidabile, performante, di qualità d'immagine molto alta, cioè un prodotto, ripeto, che o il professionista è orientato lì, insomma, ecco, questa è un po' l'idea. Vabbè. Vai, Roberto, sei pronto? Sì. 1, 2, 3. Io non vedo, cos'è che hai tirato fuori? Io ho la Sony A9 II. A9 II, ok. Io ho la GFX, cioè non riuscivo a vedere dal podio. No, camuffo. Allora, la Fuji GFX, ecco, 100. Non siamo d'accordo neanche qua. Allora, vai. Professional camera Sony A9 II. Perché? Perché è una macchina professionale. Nel senso, già lei era la 9, per tutte le caratteristiche che ben conoscete. A livello, io l'ho vista orientata proprio a livello sportivo, a livello moda, a livello anche matrimoni. La 9-2 ha dato quella spinta in più che serve proprio a una categoria specifica di professionisti, chiaramente non a tutti, di la connettività. Nel senso, il professionista, quello che non ha tempo da perdere, serve la connettività, trasferimento dati, scrittura su scheda molto veloce, possibilità di interconnettersi con il mondo web per spedire le foto in redazione. E la Sony A9 II, senza fare stravolgimenti, perché non ha cambiato quello che è l'ossatura della 9, che andava già molto bene, anche se in effetti io mi aspettavo qualcosina,
ma ha dato quello che hanno chiesto i professionisti. L'ergonomia ristudiata con un'impugnatura più voluminosa, stile A7R4, un joystick più grande, e la connettività, quindi interfaccia Ethernet, collegamento molto molto facilitato, e questo non è una cosa comune con le apparecchiature tipo iPad, iPhone, computer eccetera, è quello che ha chiesto il professionista e per me ha fatto. Quindi l'ho votata come fotocamera professionale proprio per il salto, io so perché ho votato invece la CBX100, per il salto a livello tecnologico di connettività. Allora, a parte gli scherzi, sono d'accordo Roberto sul fatto che la 9 Mark II è un prodotto eccezionale. Io ne ho fatto anche una riflessione fotografica quando molte persone l'hanno criticata, perché da Sony ormai, ragazzi, cioè dal primo della classe ti aspetti che prende sempre 9, cioè nel momento in cui o, fanno, 10. O 10, nel momento in cui prende un 7, cioè diventa dramma, no? E in parte anch'io l'ho penalizzata quest'anno, perché secondo me doveva alzare un pochino l'asticella su alcuni prodotti. Quindi io devo dire che la Sony A9 Mark II è una professional camera, ma la vedo però soprattutto in ambito sportivo. E comunque secondo me non raggiunge la GFX100, che è un prodotto proprio orientato in maniera chiara, netta, ai professionisti di alta fascia. Beh, dipende, perché è un prezzo sì importante, ma non è nemmeno esagerato se consideriamo non è una phase one, è comunque un prodotto che sia ottica che corpo macchina, un professionista insomma di buon livello ci può arrivare tranquillamente. È una macchina che ha rivoluzionato, oggettivamente rivoluziona il mercato medio formato, e non solo, perché è una macchina che tu puoi utilizzare anche in altri generi, sicuramente non la fotografia sportiva, ma comunque anche nel reportage. È molto versatile nonostante sia un medio formato, e poi offre una qualità di immagini che è stratosferica, stabilizzazione, sistema a fase, insomma è un prodotto secondo me veramente che ha permesso a Fuji di alzare tantissimo l'asticella in ambito fotografico professionale, al punto che i vari competitors stanno cercando di correre ai ripari con promozioni, guarda l'Hasselblad che ha scontato di parecchio, anche la Phase One, insomma fondamentalmente prodotti, è un prodotto molto molto interessante a livello professionale, ed è veramente prodotto secondo diciamo me. Che comunque sì, non abbiamo votato la stessa camera, però capite che sono due indirizzi ben diversi, no? Quindi io ho votato pensando alla camera orientata al mondo dinamico sportivo, e Damiano ha pensato alla fotocamera più adatta a 360 gradi. Comunque sono sicuramente due camere stratosferiche. Allora, prosumer, camera, quindi diciamo un prodotto di fascia del fotomatore medio-alto, insomma un prosumer camera, dai, aspetta. Pronto? 1, 2, 3. Allora, Sony A6006, tu? Fuji X Pro 3, lui è un prosumer. Allora, Fuji, sono d'accordo, comunque sono due ottime camere. Allora, sono più io che devo giustificare perché era 6006 che parto io stavolta. Non me l'aspettavo. Lo so, infatti anche io ho letto la Sony A6006 come l'ho scelta io. No, no, ho scelto io, scherzo. Allora ragazzi, perché la 6006? Diceva come, l'hai criticata poco fa e adesso praticamente l'hai scelta. Beh, intanto perché io l'ho criticata, nel senso che secondo me a livello... Perché a te piacciono le sorprese. A me piacciono le sorprese, perché a livello video sicuramente non è il prodotto che i videomaker si aspettavano, e questo è in dubbio, insomma, per caratteristiche eccetera. Una slot sola, poi una scheda neanche a doppia alta velocità, quindi una scheda diciamo SD normale. Quindi un prodotto che è deludente per alcuni aspetti, non hanno cambiato l'interfaccia e l'ergonomia. Però perché secondo me è la camera, è la categoria più difficile questa da scegliere, perché sono veramente tanti prodotti interessanti. Sì, sono quelle tutte a un passo dal Pro. Sì, eh? Sono veramente uno dietro l'altra. Però secondo me ragazzi la 6006 è una macchina che comunque è compatta, perché a mio avviso un prosumer, cioè una foto amatore, chiamiamolo diciamo foto amatore, vuole comunque la compattezza per potersela portare in giro. Perché le ottiche, è vero, non ci sono tutte per la PSC, ma comunque sono le ottiche full frame Sony, che non è che sono enormi. C'è il 16-55 che 2.8 che è stato appena uscito, che non è enorme, anzi è compatto, è trasportabile, ottima qualità. È una macchina con autofocus straordinario, con livello video comunque è molto molto valida, anche l'autofocus in ambito video è molto valido, secondo me per il fotomatore evoluto che ha bisogno di, come dire,
anche semplicità nell'utilizzo, no? Cioè, qualcosa che non è che per utilizzare, non so, prendiamo la Sigma FP, ottimo prodotto lato video, ma per poterla sfruttare al pieno devi metterci su un sacco di orpelli intorno. Ecco, la 6600 invece ti permette di utilizzarla con praticità, che è un prodotto d'alto comunque livello, a mio avviso, e è un prodotto, insomma, molto valido, almeno per me. Vai, X Pro 3, sono curioso adesso perché per me però è più una roba professionale, comunque sono curioso. X Pro 3 è prosumer, perché cioè io avevo pensato di metterla il top del Pro, però non la vedo giusta, cioè nel senso... No, quello sono d'accordo. E quindi è a un pelo, ma perché? Perché è una fotocamera, adesso cerco di stare tranquillo, di non esagerare, perché comunque sapete che l'ho acquistata poco tempo fa. Ma perché è sicuramente uno strumento, un mezzo, un qualcosa che riempie il cuore di chi l'acquista, perché è una macchina che se la prendi perché proprio sei innamorato di questo oggetto. Sì, questo è vero, sì. Ed è adattissima secondo me per non l'amatore standard, ma l'amatore evoluto che vuole qualcosa di più anche a livello di sensazioni, no? Quindi lo vedo poi proprio adatta all'appassionato, innamorato della fotografia, anche per lo strumento, per il gestire la gestualità, no? Ed è una macchina che ti fa apprezzare questo. Non l'ho messa Pro perché non ha tutte le caratteristiche per essere una vera macchina professionale, anche se comunque sono strasicuro, come è già successo con la Pro 2, che ci saranno fior fior di professionisti, ma che lo utilizzeranno, non sicuramente per foto sportiva, per still life, però per tutto quello che è il resto del lavoro della fotografia, che è enorme. Quindi per me questa è una macchina che, un plauso a Fuji che ho avuto il coraggio di proporla, anzi io direi a Fuji di esagerare ancora di più, di farla ancora più estrema. Insomma, quindi, in sostanza, cioè, io l'ho votata col cuore in mano. Fuji, fagli una fotocamera a pellicola almeno per te. non rompere le balle. Allora, no, devo dire una cosa, prima di vedere l'altra categoria, velocissima. Ero molto in dubbio anch'io, volevo mettere anche io l'X Pro 3, perché secondo me le ragioni che hai detto sono tutte corrette, però a mio avviso la mancanza della stabilizzazione, di quella versatilità del prodotto, diciamo, fotoamatore che può ricercare, che magari nella 6600 trova, insomma, è un prodotto un po' più di nicchia, ecco, la Pro 3. Ecco, questo è stato l'elemento che mi ha fatto un po' desistere. Va bene, allora andiamo a vedere la Family Camera, cioè la fotocamera perfetta per le famiglie, fotografare i bambini, chiaramente deve essere una fotocamera trasportabile, compatta, ma insomma performante, che lavora bene anche dal ISO, perché quando tu fai fotografie ai bambini ne ti porti l'armamentario, no? Ok, allora vediamo un po', 2019, miglior Family Camera, 1, 2, 3. Io ho votato la Sony A6100. A6100? Sì. Io ho la Sony A6004, quindi ci siamo andati vicini. Sì. No, però voglio capire perché non hai messo la 6004. Perché costa meno. Ah, vabbè, sì, effettivamente è un fattore... Perché il prezzo, cioè uno della... Io bazzichiamo spesso nei negozi, ovviamente, e quando io sento, non il super amatore, ma l'appassionato comune, quello proprio la famiglia, no? Mi serve una macchina... Guarda molto il prezzo. Sì, io devo dirti, scusa, sta finendo. E quindi, dato che le prestazioni, sì, la 6400 sicuramente è meglio a livello di autofocus, reattività, però già con la 6100 secondo me quella è sufficiente per un uso, diciamo, di tutti i giorni. E considerando il prezzo, ho detto... Sì, è vero. Allora Roberto, guarda, ti dico la verità, anch'io ero indeciso tra 6100 e 6400, per il motivo che tu hai detto, perché effettivamente le famiglie ci badano molto al prezzo. Però, io, siccome stiamo parlando della miglior fotocamera 2019, io mi sono fatto una domanda: ma se un mio amico, cioè, papà di famiglia, no, mi chiedesse, Damiano, tra la 6100 e la 6400, quale mi consigli, visto che la differenza di prezzo non è, diciamo, abissale, io gli consiglierei la 6400, perché per me l'autofocus nel genere di fotografie ai bambini e cose del genere è molto molto importante, e la 6400 ha un autofocus veramente eccezionale. Ero indeciso anche con l'XT30, sinceramente se dovessi scegliere a pari merito ci metterei anche la Fuji XT30, però forse l'autofocus è un pochino più performante quella della 6400, e poi l'altro motivo che mi ha fatto scegliere la 6400 rispetto all'XT30 è che la Sony ha il 18-135, che è veramente piccolo, discreto, la macchina è molto piccola e secondo me per la famiglia è molto importante. Ecco, queste sono le mie motivazioni. In effetti una nostra lettrice, ascoltatrice insomma, mi ha chiesto tra XT30 e A6400. Io fotografo spesso a un cagnolino che fa i salti, quali mi consigli?
per quel caso specifico la 6400, proprio per il performance dell'autofocus. Ok, allora andiamo nella fotocamera per ritratti, la porto in camera. Allora, sei pronto? 1, 2, 3. GFX 100 e Sony, oh, no. No, cos'è? La Nikon Z6? La botta che ha bevuto. Perché? Non che sia una brutta macchina, ma per... Perché? Perché? È vero che... Non lo sa nemmeno lui, ragazzi, no, no. Si è sbagliato, lo dico io. Volendo c'è anche di meglio a livello di risoluzione. E non sono convinto che serva sempre tanta risoluzione per fare quel tipo di fotografia. Perché la Nikon Z6, nonostante abbia tanti difetti, ne abbiamo anche già difetti, imperfezioni, no? No, infatti difetti no. Non sono difetti, la scheda unica, insomma, cose che abbiamo già detto, ridetto, trite e ritrite, ha lo stesso sensore della Sony A7 III, però ha il mood che mi piace veramente un botto, cioè fa dei file la Z6 che sono meravigliosi. E la trovo molto equilibrata a livello di prezzo e prestazioni, quindi... Se uno... Adesso, non quando è uscita. Adesso, sì. Adesso. Quindi se un mio amico, un conoscente, anche un professionista mi chiede, io devo fare ritrattistica, in questo oceano di macchine, quale mi consigli? Io li considererei la Z6 con le ottiche adeguate, ovviamente. Quindi ho apprezzato tantissimo la colorimetria di... Cioè Nikon ci sa fare a livello di colore. Sì, ma perché non la Z7? Per spendere qualcosa di meno. Vabbè, cioè lui è un parsimonioso. Sì, faccio io sono spendaccione, metto nella bilancia anche questo. Allora, ragazzi, io vi dico, ero indeciso tra due camere, la GFX 100 e la Sony A7 R4, perché sono due camere che secondo me per la ritrattistica sono perfette. Perché ho scelto la GFX 100, ragazzi? Perché? Perché onestamente, dopo aver provato il medio formato o il large format di Fuji e aver visto la tridimensionalità, la resa cromatica, la tridimensionalità anche nelle tonalità dell'incarnato, che sono estremamente importanti, onestamente il medio formato... Ho paura che mi sa che quest'anno di matrimoni, anzi 2020... un presentimento. No. Però nel medio formato, ragazzi, cioè io sapete che io ragiono da stampatore, non le guardo sulla monitor, le guardo poi stampate. Quando abbiamo stampato, Alberto, ti ricorderai, Le foto fatte con la GFX 50R, quindi nemmeno la GFX 100, anche se la 100 l'abbiamo provata, abbiamo fatto anche un video. Beh, ragazzi, siamo rimasti di stucco, cioè la tridimensionalità che ti dà è veramente spaziale. Per cui per me, se uno è un ritrattista puro, è chiaro, diciamo non è adatto, non è un prodotto che tutti i fotomatori si possono permettere, però se devo scegliere la miglior fotocamera per il ritratto del 2019, per me è la GFX 100. Questo è un po' il ragionamento che ho fatto. Va bene, andiamo, abbiamo praticamente finito, siamo alle ultime categorie e poi c'è, ragazzi, rimanete ancora sintonizzati perché c'è il miglior prodotto in assoluto, il top del top, se riesco a prendere il foglio, del 2019. Adesso c'è la landscape. Landscape, allora, per paesaggio, fotocamera, miglior fotocamera 2019 per paesaggio. Quindi se siete paesaggisti e volete comprare la miglior fotocamera 2019, prendete, compratela. O questa, una delle due, perché io ho votato la Sony A7R4. Sony A7R4 pure io, quindi stavolta... Oh, allora niente, allora saltiamo. Vabbè, è la migliore, punto, dai ragazzi. Dai, cioè. Allora, parte nei scherzi. Anche la GFX 100 o la GFX 50S sono stratosferiche, o la Z6, scusate, la Z7 o la S1, diciamo tutte le R, big megapixel, come le chiamano, sono eccezionali. Perché per me la R4, perché ha un rapporto trasportabilità stratosferico, perché se uno vuole avere anche l'ottica tele per fare anche un po' di fotografia naturalistica, perché spesso chi fa paesaggio è anche amante della fotografia naturalistica, c'è il 200-600 mm, ottica stratosferica, rapporto qualità prezzo eccezionale, per cui Sony in questo momento per me è imbattibile. Penso che tu hai fatto stesso ragionamento. Allora, reportage, ogni tanto, camera, ogni tanto andiamo d'accordo. Reportage, ma secondo me anche qua reportage / street camera, sì. Vabbè, qua non è che cioè allora dai, non andiamo d'accordo. Fuji X-Pro3, tutte e due, ma insomma, hai scelto cos'è? X-Pro3, no? X-Pro3. Fuji X-Pro3, insomma, lì vabbè, non c'è guerra. Sì, non c'è guerra, è un prodotto eccezionale, discreto, lo stiamo utilizzando già in questo periodo, l'X-Pro3, stiamo preparando la recensione, insomma, ragazzi, è un prodotto veramente top, nello street, nella fotografia di reportage, è un prodotto veramente eccezionale. È nata per quello. Ok, allora...
L'ultime due, cioè, e poi abbiamo praticamente concluso insomma, la nostra carrellata veloce. Allora, travel camera. Uno dice, beh, ma non è come la family camera? No, perché non è detto che chi fa fotografie di famiglia poi è un viaggiatore. Invece, se uno dice, io sono uno che viaggia molto e vorrei una fotocamera proprio, diciamo, travel perfetta, ecco, per me, 1, 2, 3 è la Panasonic G90. Io ho messo Olympus M5 Mark III. Beh, diciamo che siamo abbastanza... Sì, allineati. Allora, intanto il Mico 4 terzi, Roberto, che... Quindi... È evidente, che... è evidente, non ci piove, no? Cioè, Mico 4 terzi, ragazzi, il rapporto qualità, compattezza, trasportabilità è il top, non c'è niente da fare. Io ho messo l'M5 Mark III perché è un M1 Mark II, di fatto, limitata in alcune piccole funzioni, ma piccole più o meno, è vero, una batteria un pochino più limitata, nel travel può essere molto utile avere l'autonomia della batteria dell'M1 Mark II, però è anche vero che è un prodotto molto molto valido e soprattutto ho scelto Olympus perché ha delle ottiche come il 12-200 mm o il 12-100 che da viaggio, ragazzi, non ce n'è per nessuno, ma lo stesso 14-150 mm che io stesso utilizzo, il Mark II, non il Mark I, qualità più bassa a mio parere, quindi io stesso ho un M5 Mark II con il 14-150 mm da viaggio, ragazzi, è di una comodità estrema, per questo insomma l'ho scelto. Più o meno le stesse ragioni. Però non mancano le ottiche. Volevo quasi mettere la G9, però è una macchina, diciamo, sì, dell'anno scorso. Anche più grandicella. È più luminosa. La G90 invece rispetto alla G80 ha fatto un salto molto molto importante a livello di video, prima di tutto, perché è un video di qualità. Uno che va in giro, ma il video lo può fare. Ah, no? Sì, sicuro. Quindi un video di qualità veramente eccezionale a livello della GH, perché anche il nostro socio Simone l'ha provata, l'ha testata ed è rimasto piacevolmente sorpreso da questa qualità. Ok. A livello di ottiche forse non è, diciamo, non ne ha tante quanto Olympus, anche perché è una cosa importante, qualcuno di tanto me lo chiede, se volete sfruttare l'autofocus della Panasonic ci vogliono ottiche native, perché sono le uniche, lo ripeto, l'ho già scritto, che informano la macchina sul DFD. Quindi se utilizzate ottiche Olympus, ok, l'innesto ci va, eccetera, però non sfruttate tutta la potenzialità. Esatto. Ok, allora, Roberto, velocissimamente, still camera, insomma, certo, fotocamera da still life, io ho scelto ancora la GFX 100. E anch'io stavolta. Vabbè, stavolta, qui no, ragazzi, non c'è partita, su, perché, sì, se volete perché... il massimo della qualità, cioè, non è, cioè, anche i pro, super pro utilizzano Phase One, utilizzano... Sì, allora, o vai su quei prodotti lì, ma se vuoi sono un prodotto veramente top, secondo me è questo qui. Ok, allora, ragazzi, siamo arrivati al momento clou. Rollo di tamburi, miglior prodotto 2019 in senso assoluto, il top dei top, cioè proprio il top. So, 2019 per me è proprio uno. Non ho idea di quello che ha votato lui. Due, tre, no? No, proprio no. Vai. Allora, hai messo Sony A7R4. Io ho messo ancora GFX100, GFX100 Fuji. Mi aspettavo un te che è scivolato all'ultimo con un'altra camera, però niente. No, no. Allora, beh... Ragazzi, ne ho già parlato della GFX 100 perché per me è il miglior prodotto. Devo dire che ora la Sony, la 7R4, ora la GFX 100, onestamente. Però perché GFX 100? Perché è un prodotto oggettivamente che è un game changer, come lo chiamano gli americani, veramente ha cambiato e cambia il mondo della fotografia medio formato, in parte anche il medio formato e large format Fuji, anche un po' del full frame, perché oggi ancora sono camere un po' più importanti a livello di prezzo. Quindi si fa fatica da questo punto di vista, hanno l'autofocus ancora non perfettamente performante, almeno quelle, diciamo, GFX50, ma comunque sono prodotti che oggettivamente offrono degli standard. E io vi ripeto, ragazzi, io quando vedo le stampe fatte con la serie medio formato Fuji, cioè lì veramente carta, non sì, c'è storia, un filo di bara, sì, sì, non c'è storia, è nettamente superiore, è inutile girarci intorno. E quindi la GFX 100 per me è un sistema stabilizzato, a fase, BSI, quindi retroilluminato, 100 milioni di pixel, insomma è un prodotto veramente stratosferico, mirino stratosferico, ergonomia che può far discutere l'estetica, a qualcuno piace, a qualcuno meno, ma è un prodotto veramente valido. Se voi la provaste, insomma, sareste d'accordo con questa decisione, penso, ecco. Quindi il miglior prodotto 2019 è la GFX 100. Per me la Sony A7R4, perché non sto qui a decantare le qualità del file, eccetera, eccetera. Perché per la prima volta, secondo me, a mio parere, e non sarà l'unica, immagino, un'unica fotocamera è riuscita a riunire in sé tutto, vale a dire altissima risoluzione, quindi
altissima qualità del file, dettaglio, chiaramente con le ottiche adeguate, ripeto, se prendete una camera da 4.000 euro non montateci dei fondi di bottiglia, tra virgolette. Quindi, altissima qualità di file, autofocus a livello della 9, e questo va un po' a contrastare con quello che è il big megapixel, velocissima perché ti permette di fare delle raffiche a 10 fotogrammi al secondo, croppabile che diventa un 26 megapixel, quindi in un'unica macchina riesci a fare foto ad altissima qualità, still life, paesaggio e foto sportiva, ed è un caso per me unico e raro. Migliorate anche i livelli di ergonomia, che non ci guasta, quindi diciamo che un plauso a Sony, a mio parere, per aver fatto un prodotto per adesso, a mio parere, unico. Allora ragazzi, ormai ci vedete con il bicchiere per il brindisi, che siamo agli auguri, abbiamo detto i nostri prodotti, però ci interessa sapere la vostra opinione. Chi ha voglia magari ci riporta categoria per categoria il suo prodotto, insomma, che avrebbe scelto, e poi soprattutto qual è secondo voi il prodotto mirrorless, ovviamente del 2019. Ok, quindi fateci sapere nei commenti. Allora Roberto, siamo al momento degli auguri, anno 2019 è stato, insomma, per noi un anno molto pieno di soddisfazione. Prima di tutto, insomma, abbiamo lanciato il corso dallo scatto alla stampa Fine Art, corso che ha avuto veramente un ottimo successo e continua, insomma, molte persone ci chiedono, continuano a iscriversi, questo ci fa piacere, anche perché ragazzi, per noi, oltre ad avere la possibilità di conoscervi meglio, di creare, insomma, una relazione vera con tutti quanti voi e a darvi un prodotto che riteniamo molto importante, molto utile, però oggettivamente coloro che si sono iscritti ci danno la possibilità ovviamente di far crescere il canale, di andare avanti, il canale, tutto il lavoro che vedete, e vi possiamo garantire che è un lavoro veramente impegnativo, veramente tanto, noi non facciamo i blogger e basta, o i videoblogger, facciamo anche dell'altro, ovviamente abbiamo le famiglie, quindi il vostro supporto, ce lo strappiamo un po' dalla pelle, lo facciamo con piacere, ci fa piacere molto che tantissime persone, insomma, ci apprezzano, ci riconoscono il lavoro che facciamo. Vi invitiamo a iscrivervi il più possibile sul canale. A questo punto, tra l'altro, nel 2020 partirà una nuova iniziativa che lanceremo ufficialmente, la lanciamo, insomma, una nuova iniziativa, si chiama Photo Experience Val d'Orcia, un'occasione per 4 giorni per fotografare insieme a noi di Pro Mirrorless, ma vi metteremo praticamente il link direttamente all'iniziativa, insomma, che così vi spiegamo bene di cosa si tratta. Allora Roberto, facciamo gli auguri ai nostri amici. Auguri ragazzi. Grazie, buon Natale, buone feste e grazie veramente per il supporto che ci date. Ciao ragazzi, auguri. Ciao.